Sì, parto allora chiedendoti se vuoi aggiungere altro, hai recepito qualcos'altro dal campo, visto che insomma raccolgo il tema di cui si stava parlando in studio anche col vostro allenatore. Hai recepito qualcosa? Hai avuto modo di Io parlare con Acerbi? non ho visto niente, però sono grandi, penso che si siano già chiariti tra di loro, penso che l'abbia detto anche Juan Jesus a fine partita, quindi se la cosa è sistemata non vedo alcun problema. Andando sulla partita, stavamo cercando di ricostruire che cosa fosse successo nel secondo tempo, per voi, per l'Inter, insieme anche al mister, insomma, ha detto che potevate chiuderla. Anche la percezione da bordo campo che l'inizio, anche fisicamente, fosse veramente, tenace il vostro, quello della solita Inter. Poi, però, anche nelle altre partite, nelle scorse partite, insomma, un po' di calo nel secondo tempo c'è. Effettivamente lo percepite? Per quanto riguarda il primo tempo, penso che abbiamo avuto un bell'approccio di carattere, di voglia, di forza. L'unico rammarico è non aver sfruttato magari le occasioni che abbiamo avuto, poi prendere gol negli ultimi 15 minuti sul calcio d'angolo, vuoi disattenzioni, vuoi un po' di stanchezza di Madrid che ci può stare. Capita di prendere gol e dispiace perché volevamo la vittoria, volevamo ripartire dopo con una vittoria dopo Madrid. Studio. Andrea Stramaccioni per Di Marco. Ciao Dima, buonasera. Buonasera. A me l'Inter ha impressionato molto stasera per l'approccio del primo tempo. In fondo erano due squadre, non solo l'Inter, che avevano ricevuto una grossa, diciamo, delusione, no? In settimana. E l'Inter ancora una volta ha dimostrato, tra l'altro, con la maggior parte dei giocatori come te, che erano partiti anche in Champions dal primo minuto, una forza mentale molto grande. Ti volevo chiedere se secondo te il ritorno del Napoli come ritorno dell'Atletico sono dovuti ai meriti degli avversari o l'Inter secondo te non è riuscita come in altre occasioni a chiudere la partita da un punto di vista tuo del giocatore? Con l'Atletico abbiamo anche lì avuto tante occasioni, non si è riusciti a chiudere la partita, però siamo usciti a testa alta contro una squadra forte, perché l'Atletico è una squadra forte, c'ha giocatori forti e in Champions l'ha sempre dimostrato in questi anni. E invece per quanto riguarda stasera la stessa cosa, parliamo del Napoli, campione in carica, una squadra che ha ripreso a giocare come giocava con Spalletti, quindi ci vuole rispetto per ambedue le squadre. Stefano? Buonasera Di Marco, sì, in effetti è così, però secondo te in questo finale di stagione, al di là di certificare il successo in campionato, cosa può e cosa deve dimostrare l'Inter? Beh, l'Inter deve dimostrare maturità, perché magari in alcuni momenti abbiamo ceduto, anche durante la stagione, anche se magari hai vinto, hai avuto magari dei momenti in cui andavi giù e penso che questa cosa la dobbiamo dimostrare anche verso la fine del campionato. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo da inizio anno e di sicuro non sarà un pareggio a fermare quello che di bello stiamo facendo. Vabbè, ci mancherebbe altro, cos'è che volevi aggiungere? No, volevo Strano. una curiosità per dire, ma anche un po' col sorriso, ma Bastoni non sta spingendo un po' troppo sulla tua fascia, Dima? Cioè, Deve ricacciarlo indietro, no, dicevo ti passa un po' davanti io. troppe volte o sbaglio? Ma no, E sono anche cose di dietro problemi in adesso? allenamento. L'ha anche Quando sovrapposto, l'ha anche io. sovrapposto adesso. Era lui, no? No, non era No, lui. non era lui. No, sono cose che proviamo in allenamento. Quando vado dentro, lui viene sopra. Sono movimenti che proviamo e meno male che vengono anche la domenica. Ma avete una tabella nello spogliatoio con tutte le date possibili in cui potrebbe succedere? Cioè avete individuato un Di giorno? No. calcoli in questi anni ho capito che non bisogna farne. Quindi guardiamo la prossima partita e basta. Grazie a Federico.